senza fare niente. Cioè, maestro, che sta a dire qua? Mezzale inglese non si manca se capisce la traduzione. Cioè, voleva che tu dimostrassi una energia tale di comunicazione profonda, no? E invadevi, capite? Allora, cioè, ci abbiamo provato tutti, ma faceva pena. Da ridere, insomma, ci faceva il sole, niente! Ma lui a un certo punto, sinceramente non fa assolutamente niente. Ma per il solo fatto che barcava lo spazio in una maniera, camminava in un modo, no? Che praticamente pare che strisciava per terra. E nell'intensità dello sguardo del corpo emanava un'energia magica. Ma noi tutto così. In effetti era riuscito a fare qualcosa senza fare niente. Allora gli ho detto, scusa maestro, ma in Giappone. Ah, ma no, da noi durano anche 7-8 ore gli spettacoli così. Sì, la gente si porta da mangiare. Cioè, il teatro no, giapponese, dura 6 ore, si porta da mangiare. Dove fanno la pausa, la sporta, esce là fuori, mangia, andando. Buonanotte, noi queste cose. E ci ha raccontato questo episodio, che loro vivono moltissimo di simbolismi scenici. Agrovoltaico, il ventaglio, per esempio, no, che fa... Per loro ha un significato simbolico enorme. Da noi invece ti fidente, capito? Così è un gesto della mano. Però tutta questa incredibile simbologia può essere riportata anche in un teatro occidentale, un teatro contemporaneo. E ci insegnava queste cose. Per cui, al di là della durata, è bello stare insieme. E l'idea di proporre finalmente quello che io dissi tanto tempo fa, non il teatro dentro i teatri, dentro gli edifici, perché non ci vogliono, no? Andiamo già, no, vi garantisco che se metto c'è il Concordia, c'è il Calabresi, non ci ho mai messo più. Allora sai cosa ho detto io? Beh, facciamo lo spettacolo fuori. Qual è la differenza? No? Invece là dentro, là fuori. E là fuori la gente è così, quando facevamo i concerti in piazza, no? Sia sull'Inferno di Dante o anche su altre cose. Perché il teatro deve uscire dai parametri dei drappi rossi e dalle grandi strutture, no? Deve tornare in piazza. E io proporrei anche là fuori d'inverno, la gente mette fare la passeggiata. E l'abbiamo fatto un'esperienza del genere, che vi saluto per dirvi che veramente urge un mutamento e anche uno stare insieme e un condividere, basta con questi divi, no? Perché io ci sono lavorato con i divi, capite che sto andando dentro la camerina e sto là a concentrarsi, perché che si fa? Perché se no mi dà concentrare, concentra, che sei un chirurgo che deve fare l'operazione, deve fare 14 battute. Io non modestamente, perché mi sono accorto che veramente ho tutta una presa in giro, perché questo mestiere è più difficile e più facile del mondo. Se lavori seriamente è fantastico, no? È divertentissimo, è facilissimo. Quindi crearsi tanti miti per niente è assurdo. Per cui dare spazio alla strada, dare spazio ai vicoli, alle strade, ai cortili, ai quartieri, no? Però con operazioni assistite, non abbandonate. E una volta abbiamo fatto un'esperienza di fronte al Ventidio Basso in Ascoli, no? Un teatro lirico, uno dei teatri più grandi d'Italia, no? Là dentro, niente, là fuori. Vabbè, insomma, andiamo avanti. Allora mi diedero questi qui microfoni senza fili, alzati, sai quelli senza fili? Ma quelle... Quelli qual è? Due ho a casse da 800 e due ragazzi ci stavano, se casomai sposti tutte le casse, io ma sì che faccio? Ma metto a cammino in mezzo alla gente, la gente, allora c'è tutte le massaie, no? Gli studenti, la gente, questo è male. E cominciamo a recitare dei brani, no? Presi dal prestito, compreso da Pardi, tante volte ci stava pure Montale, Foscolo, Manzoni, cioè, tutto lo scibile. Oh, si creò una situazione straordinaria. Ma c'è dopo la gente si fermò, perché è una voce. E fu bellissimo vedere la scalinata del teatro Ventidio Basso riempita, no? Io che stavo, poi creare una cortina fumogena, cioè non si avvicina più di tanto. La gente pare che sì, ti crei 10 metri di bolla d'aria, no? Perché se invade pare che invade il territorio. Ma si creò una magia che io non ho riscontrato in qualsiasi altro teatro nel mondo, perché sono stato a Parigi, sono stato a Londra. No, certe magie che la strada ti dà, no? Proprio perché la gente è distratta da tante cose, è anestesizzata, mi diceva bene. Cioè pare che non pensa più, non sente più, non è vero, non è vero. Occorre professionismo, occorre talento, occorre incidere in qualche modo. La musica può farlo, la parola di un interprete, se ancora gli dà la salute, lo può fare. No? I giovani possono essere avvertiti dalla meraviglia che c'è dietro la poesia. No? Non crediate che neanche noi abbiamo sognato. No? E per realizzare un sogno ci vuole la tosta, ci devi andare dentro. Io sono stato un po' uno staccanovista del teatro. No? E ai miei allievi infatti sono scappati tutti via, perché giusto queste matte meglio no. Infatti se ne vanno, no? Non tornano più. Però, proprio perché l'idea era veramente quella di smetterla con un'idea mercantile del mestiere, no? È una follia mia,
cioè io ti faccio e tu me li, no, capito, vendi i prodottini. Invece no, riutilizziamo la festa, come una volta si faceva la festa del patrono, no? Luprede, la cosa, la cerimonia, l'utricatrac, esatto, capite? Una situazione che aveva a che fare con un'idea di grande partecipazione. C'erano le fiere, no? Tu le fai, i mercati, no? Arrivavano i santi banchi, la musica, artisti straordinari. Io ho conosciuto artisti straordinari dalla strada, no? A parte i giocolieri, ma anche gente di teatro. Si è perso questo mondo, a Safanet. E allora io cosa ti dico? Insistiamo. Finché ce le possiamo dare, cerchiamo di leggere l'urto dei tempi, che veramente gli ha dato una stroccolata. Cioè, gli ultimi 20 anni, io ho rivisto, io vi saluto, ho rivisto Yves Le Breton, uno dei più grandi mimi francesi, è stato anche nostro maestro, li conosciuto di tutti, perché modestamente di che sta andando, no? E quindi la generazione, io sto parlando degli anni 60, tutta vissuta fino ai 70 e gli 80, quindi grandi maestri, da Hector Malamud, Jerry Di Giacomo, Django Edwards, Le Breton stesso, senza parlare di Leo Bassi e Johnny Melville, sto parlando di nomi, i più grandi sono i più grandi comici del mondo, gente che riempie gli stadi, per dire. Quando abbiamo lavorato con loro è stata una fantasia, una magia. E all'epoca c'era un rispetto, questa gente. Questo faceva uno spettacolo dentro la piazza, no? Leo Bassi, lo conosce, è venuto anche a Sant'Onofrio recentemente. Ma ha creato un teatro a Madrid perché ha detto l'unica cosa che c'era stata da fare, ragazzi, a noi, no? Quando abbiamo fatto la lezione, perché ogni tanto ti aggiorni, no? Per non restare tanto ignorante. Perché sto mestiere, se non ti aggiorni, è Zelig che dopo ci stai, capito? Cioè, nel senso, con tutto il rispetto, sono tutte le persone che conosco, ma ti attacca a fare due barzellette per cambiare, no? Quando invece è pieno di talenti. Leo Bassi ci disse una cosa che è rimasta impressa a tutti noi, detto, io sono stato costretto alla fine a provocare. Cioè devo fare soltanto spettacoli provocatori per svegliare la gente. Addirittura con i forbici, no, con le forbici per tagliare, con il citronico come da esplodere. Addirittura una volta si è inventato uno spettacolo pericoloso, si è cosparso di benzina. Non avete visto mai uno spettacolo suo? Provocare. E che la fiamma, e se per terra, la seminita la gente. Il panico, provocare. Cioè siamo arrivati al punto. E io ricordo una battuta che ci disse una volta un interprete: io vi capisco che voi dovete un po' aggredire il pubblico, no? Un po' sentire sto, ma allora lui mi disse, ma occorre anche uno iato, cioè un momento di transeunte, di passaggio, dove ci sia la pacificazione, no? Con la parola detta, infradetta, no? Sostenuta dal fiato, ma anche dal cuore, no? Se no è tutto come la musica della discoteca, stupido, capito? Pare che non ti dà un tempo e ti dice un momento, ti fermo, niente. E allora fu bellissimo, e qui il mio amico Andrea, che è il titolare del Green Leaves di Recanati, no? Lui è un mio fan, viene spesso a vedere gli spettacoli, ma San Martino per me, no? Ma con il registratore, mi stai a fare? Mi hanno detto, devo registrare. Ma perché? Perché così la mattina quando mi faccio la barba ti risento. E mi sento meglio, non folle, ma dirige la discoteca. Dice, Vince, tu dovresti venire una volta in discoteca, ci sono 3.000 persone il sabato sera, dalle 3 di notte mettiamo lì. Mi devi venire 3 di notte e noi dobbiamo fare una sfida. Facendo i masti sani, sti normali, innormali. Li dobbiamo fermare, vincere. Perché io sta gente non la capisco. Tutti scoppiati, che tu li devi fermare. Però fai scusa. Scusa, sono fatto, Andrea, scusa, come li fermo? Ah, Ginsberg, conoscete Allen Ginsberg? No? Majakowski, Nazim Hikmet, conoscete Hikmet, se volete. Sì, sì, so di cosa sto parlando.